impressione le fa vedere la sua bettola così? Siamo stabili, adesso bisogna saltarci dentro, cioè qui bisogna dichiarare lo stato d'emergenza, il Consiglio dei Ministri, bisogna che lo Stato si preoccupi di trovare dei soldi, qui se ne vogliono, e bisogna che le procedure sia per la messa in opera di difese, perché attenzione che adesso il territorio è nudo, da qui all'inverno, qui è nudo. Quindi prima di tutto le difese, togliere i comuni dall'isolamento, le frazioni dall'isolamento. Secondo i servizi fondamentali, che va naturalmente i servizi civili, acqua, luce, gas e tutta l'impiantistica comunale. Terzo i privati, quindi bisogna con ordine mettere su uno staff che io suggerirei, regione, enti locali, lo Stato deve trovare i soldi e dichiarare lo stato d'emergenza. Dopodiché qui c'è dell'expertise in Emilia Romagna, il terremoto, le procedure bisogna farle snelle, rapide, efficaci e bisogna che fare una task force a enti locali e regione per gestire tutta questa fase. Questa tragedia non si poteva evitare facendo i lavori giusti prima? Ma insomma, cosa vuole? Certo che siamo di fronte alle novità climatiche, evidente, no? Su questo Appennino Ligure, tre volte su quattro va di là, verso ottobre, novembre, settembre, e una volta è venuta di qua, ma è chiaro che ci sono delle bombe d'acqua e cambiamento climatico. Davanti a questi fenomeni il territorio si è reso più fragile per l'abbandono, per l'assenza totale di manutenzione, sia privata che pubblica. Cioè questi comuni avevano 10 cantonieri 10 anni fa, adesso se ce n'hanno uno o due è grasso che cola. Dopodiché le strade, le frane, non cose, eccetera, quindi davanti a un evento eccezionale il territorio è troppo fragile. Quindi una grande opera in meno mettere dei soldi per fare un po' di manutenzione, perché quest'Italia è malata nei polmoni, cioè le aree interne, l'Appennino, sono i polmoni del paese. Siamo malati nei polmoni noi, bisogna mettere rimedio, tutto qua.